Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata. E stasera vogliamo presentarvi il metallario più cattivo del mondo. Sì, ce l'abbiamo qua con noi. Io ho già timore, glielo dico. Comunque, lei si... come si definirebbe, diciamo? Sono parecchio cattivo. Per me ci si ragiona poco perché sono cattivo. Ma senta, ma... cioè, è cattivo... è cattivo con tutti proprio, anche cioè con gli sconosciuti, cioè. Te fa conto, io la mattina quando marzo, prima se fo, mando a fanculo qualche dono, prima di tutto. Seconda cosa, io mangio pane e peperoncino a colazione, sono andato caffè latte e peperoncino. Ah, addirittura? Perché a me mi garba proprio, mi diavolo, io riesco a venire a casa, io mi garba proprio, Satana, queste cose proprio, figlio, le mele, le mangio, poi metto la musica a tutto volume in casa, io ascolto gli Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, spacco tutto. Ci faccia... La bistecca è sangue, ora. No. Tutti sangue, 666, no. E tutte queste... e poi dopo io vado e prendo e vado... e prendo un galletto di un supermercato di quegli arrosti, la forchetta, e poi lo mangio. Ma senza cuocerlo, senza nulla. Quello è cotto. Cotto. Senta, ora ho paura a chiederlo, ma è vero che voi metallari mangiate pipistrelli? No. Quindi lei, per dire le cose, diciamo, normali, cioè lei un piatto di pasta e burro, lei non lo mangia? No, io quel peperoncino, carne arrosto, non si mangia con tutte i McDonald's parecchio. Ma tipo, che ne so... pipistrelli, gente morta, si mangia... Allora io vorrei sentire una canzone in italiano, è metallara proprio. Una che ho scritto io. Sì. Suo originale. Sei. Il nulla della bestia. Una bestia. Sei, il nulla della bestia. E poi... Continua all'infinito. Oppure... paura di buio. Paura di buio. Ma guardi, io... Contesti questi. Sì, sono pregni di violenza, cattiveria. Violenza. No, poi, allora io si rimarrà qui, vabbè, nulla. Noi chiudiamo il collegamento e salutiamo. E va.